Grazie. Adesso passerei la parola alle parti sociali, quindi sentirei che un po' anche sul tema, i temi posti, insomma, sono vari. Comincerei con a Solombarda, con Lorenzo Dell'Acqua. Poi sentiamo prima le parti sociali, poi sentiamo il sindacato, quindi poi sentiamo Confartigianato. Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia. È un piacere, ho sempre sentito parlare della CIPE, ho seguito nei miei anni questa attività, quindi mi fa piacere essere qua. Sono direttore dell'area salute e sicurezza da 4 mesi, quindi in realtà sostituisco Maria Rosaria Spagnolo, che magari avete conosciuto, frequentato e diciamo avete fatto tante attività in questi anni, quindi alcune cose che avete fatto, che avete seguito, le so, alcune le sto sapendo, e quindi cerchiamo un attimo di fare un po' il punto della situazione. Rispetto agli, diciamo, i temi lanciati, ci sarebbe da parlare per 20 giorni, 25 giorni, senza poterci fermare, perché sono veramente interessanti, è un nodo fondamentale e le aziende lo sentono come fondamentale, a volte lo soffrono, quindi bisogna che questa occasione possa essere anche un attimo l'occasione per sentire anche cosa ne pensano le aziende, quindi vi ringrazio da questo punto di vista. Io mi soffermerei su 3 punti, poi magari vediamo con la discussione su tutto il resto. Il primo punto è cos'è la formazione, cosa intendiamo. Il secondo punto, una proposta sui break formativi o i break addestrativi e poi, vabbè, qualche cenno sulla formazione dei datori di lavoro. Perché su cos'è la formazione, magari anche l'occasione di ripensare cos'è la formazione, perché in realtà, se vogliamo evitare gli infortuni e le malattie professionali, ormai non si parla più solo di formazione, si parla di informazione, si parla di addestramento, si parla di sensibilizzazione. Quindi la formazione, come è stata concepita fino adesso, una formazione ad ore, le aziende non l'apprezzano, ecco, io mi sembra facile considerare la formazione ad ore come facile da fare, chiamo un consulente, facile da verificare o un attestato, però poi l'imprenditore non è che la gradisce, devo pagare qualcuno, quindi quando prima si parlava di questi consulenti, premetto, io nella mia vita 1.0 precedente ho lavorato sono un ingegnere chimico e ho lavorato in una società di consulenza, quindi ho fatto il formatore, ho fatto tutte quelle cose brutte che dicevate prima. Ho fatto il formatore, ho fatto il consulente e un po' di tutte queste cose. Quindi le aziende non apprezzano questa formazione ad ore, perché alla fin fine l'unica soluzione, ma le grandi o le piccole, è chiamare un consulente esterno, pagarlo, mettere a budget un costo e certe volte si sceglie bene un formatore, certe volte va male se arriva qualcuno che decide di sceglierne qualcun altro, si fa il corso di formazione o l'attestato, metto sul server l'attestato, se qualche nelle varie situazioni arriva chiunque, ho l'attestato pronto che mi serve. Quindi questo, diciamo, quando parliamo di formazione ad ore, può esserci questo rischio. Leggevo anche un altro documento, poi ho chiesto ai media su Lombardo un attimo di recuperare, perché di solito abbiamo tutto. Questo era del Harvard Business School, insomma, un documento che diceva che in realtà gli adulti, quando fanno formazione come la intendiamo noi, quindi con un corso, una volta, se va bene, una volta all'anno. Quindi vanno ad un corso di formazione su un tema che gli interessa, però poi hanno mille altri strumenti per imparare. Quindi se vogliamo che, per questo che ho fatto questo discorso un po'
di cosa stiamo parlando? Se stiamo parlando della formazione, quindi di quella cosa che va ad ore, che si fa in aula, o se stiamo parlando anche di altri argomenti come prima nella presentazione ha detto, quando succede poi l'infortunio si scopre che manca formazione. Però cosa intendiamo manca formazione? Non ha fatto il corso base da lavoratore, oppure quel lavoratore lì non aveva la percezione del rischio e ha fatto qualcosa che non era corretto. Quindi in realtà tra la formazione, la percezione del rischio, la sensibilizzazione e l'addestramento c'è dentro un mondo. E le aziende non apprezzano nemmeno il fatto che debbano fare la formazione anche quella base. Quindi se l'idea è di portare tutto, diciamo, nelle scuole, mi va bene perché arriva, diciamo, il personale già imparato, perlomeno sulla parte base. Poi ci dobbiamo chiedere però come facciamo questa formazione, sempre ad ore o a risultato? In un passaggio che hai fatto, c'era un punto che secondo me è abbastanza interessante, cioè il risultato. Se decidiamo che facciamo la formazione ad ore, allora qualsiasi ore facciamo, qualsiasi modo che le facciamo, va sempre bene. Se le facciamo a risultato, invece, io devo passare un esame, devo passare una qualifica, devo diventare qualcosa, allora forse lì abbiamo raggiunto qualche risultato in più con qualunque metodo, dopodiché possiamo decidere se farlo online, nel learning, su YouTube oppure con un formatore qualificato, perché mi conviene farlo col formatore qualificato, cioè se noi dovremmo ragionare un po' più sul risultato. Il risultato è il rischio, il risultato è la mansione. Adesso sto buttando lì, diciamo così, esagerando, come hai detto tu, nella premessa, nel senso se stiamo discutendo è meglio discutere un po' più a 360 gradi. Quindi, altrimenti andiamo avanti con questa formazione, dopo le aziende sceglieranno quale fornitore trovare e magari, tratto del secondo punto, possiamo farlo in maniera un po' più, meno ad ore, ma un po' più corretta. Quindi se dobbiamo, quindi di cosa stiamo parlando? Formazione, informazione, addestramento, sensibilizzazione, insomma di tutte queste qua, o solo il punto della formazione? La formazione, così poi diciamo c'è un altro argomento, è un mezzo, non è lo scopo. Cioè la formazione è un mezzo per arrivare a non avere l'infortunio, a comportarsi bene, a stare bene. Se il nostro lavoro deve essere la formazione come scopo, allora non abbiamo sbagliato. Lì lo scopo allora è di farla al minor prezzo possibile, più velocemente possibile, chiamo un consulente e faccio la formazione che devo fare. Quindi la formazione, parlavamo l'altro giorno prima della riunione con Susanna, anche il documento di valutazione dei rischi è uno strumento, non un fine. Il documento mi serve per poi pianificare delle azioni. Se la mia fatica deve essere fare documenti di valutazione dei rischi, poi no, perdiamo tempo a fare. Io ho cambiato lavoro perché perdevo più tempo a fare documenti di valutazione dei rischi che a fare sicurezza. Quindi non ce la facevo più ne facevo tanti. E appena succedeva qualcosa, arrivava qualcuno, la strategia era raddoppiare il numero di pagine del documento di valutazione dei rischi. Però non, quindi anche adesso se andiamo a toccare la formazione, se l'andiamo a toccare e il risultato è aumentare il numero di ore di formazione, stiamo incrementando il mezzo senza avere attenzione al fine. Secondo ragionamento, sui break formativi, break addestrativi. Abbiamo sperimentato, quindi con la normativa attuale, con quello che c'è adesso, i cosiddetti break formativi. I break formativi, invece di riunire delle persone in aula, alcune aziende, l'abbiamo cominciato nel settore metalmeccanico, chiamavano un formatore qualificato, una società di consulenza qualificato o direttamente attraverso le proprie capacità.
e invece di fare formazione in aula si faceva formazione in reparto. Faccio la formazione in reparto, la faccio di mezz'ora ogni 2 mesi, quindi poi ovviamente c'è un progetto formativo, questo è previsto nel contratto metalmeccanico che è siglato con i sindacati, questo break formativo, e sostanzialmente poi la formazione viene fatta più aderente al rischio, più aderente alla mansione, quindi evito di fare l'obbligo di fare 12 ore di formazione specifica o 6 ore di aggiornamento, viene spalmata in mezz'ora ogni tanto. Con questo siamo più vicini al lavoratore, si ha un feedback diretto, ci sono anche degli svantaggi. In aula siamo un po' più tranquilli, siamo un po' più rilassati, quindi si può fare un po' di, come si dice, l'effetto classe. In reparto siamo un po' più distratti, quindi mantenere l'attenzione. Però se, come sempre, se si progetta bene la formazione, anche in reparto si può far bene. Abbiamo fatto una proposta, abbiamo cominciato con una proposta alla Regione, poi abbiamo proposto anche il nostro di Confindustria Nazionale, e quindi con Confindustria Lombardia abbiamo fatto un lavoro, quindi con tutte le altre associazioni territoriali, e abbiamo detto proponiamo questi break formativi come buona pratica, perché può servire, quindi invece di andare dal consulente, invece di andare da un'azienda, il datore di lavoro direttamente fa formazione nella propria azienda. C'è sempre il vincolo del formatore qualificato, c'è sempre il vincolo che per la formazione, se deve valere come accordo Stato-Regione, giustamente ci deve essere il formatore qualificato. Allora, nella proposta siamo andati avanti sul concetto di break addestrativo, che fa un po' il paio con le novità sul preposto, che sono state poi raccontate anche dalla dottoressa Moscatello, e che ci vedranno un po' da fare qualche ragionamento. Faccio un po' una piccola riflessione su queste modifiche del preposto. Ieri ho fatto un corso a preposti e sono rimasto un po' spiazzato, devo dire la verità, perché tra questi che venivano a fare il corso preposti c'erano 2 venditori che lavoravano da soli, poi c'erano 3 manutentori di 5-6 aziende diverse, 3 manutentori che lavoravano da soli, e lì ci sta un po' di più, più 2 o 3 preposti che, diciamo, sono quelli tradizionali, cioè quelli che, tra virgolette, hanno sotto delle persone e quindi devono vigilare sull'osservanza delle disposizioni aziendali e devono fare tutta una serie di cose. Ho fatto un giro anche di qualche altra azienda, nostre associate, e effettivamente ho fatto una domanda provocatoria: ma con il nuovo decreto avete aumentato o diminuito il numero dei preposti? E con questo nuovo decreto mi dicono no, assolutamente no, ma l'incontro successivo sì, abbiamo aumentato il numero di preposti. Quindi quando andiamo a toccare qualcosa, poi le nostre aziende rimbalzano velocemente, a volte con azioni non sensate, perché devi mandarmi un venditore, un'azienda top delle nostre associate, perché devi mandarmi un venditore a fare il corso preposti, se non ha sotto nessuno, deve solo andare dal cliente, deve vendere qualcosa. Quindi quando andiamo poi a toccare un po' tutti questi, anche questi discorsi della formazione, poi noi abbiamo le aziende molto sensibili, quelle più grosse, quindi c'è quelli che esagerano e quelli che trovano il tutto talmente complicato che poi non fanno più niente. Questa era una piccola nota sulle modifiche ai preposti, mi è successo ieri, quindi volevo raccontarvela. Sulla questione del break formativi abbiamo la proposta break addestrativi, quindi quella mezz'ora in reparto ogni 2 mesi, il break addestrativo potrebbe essere fatta dal preposto. Già le nostre aziende lo fanno, hanno dei sistemi che insegniamo anche ai vari corsi, certi hanno i sistemi sulle non technical skill, certi hanno il sistema BBS, certi hanno delle procedure preposto, certi fanno delle attività nelle aziende, però
se il preposto ha queste funzioni, anche che nelle novità che ci sono, che ha presentato la dottoressa Muscatello, deve anche insegnare il comportamento e deve anche fermare le persone se il comportamento non è corretto e deve anche segnalare poi se non... Quindi prima si fermava il lavoro per il pericolo grave di immediato. Adesso il preposto ferma il lavoro anche per situazioni di pericoli o comportamenti, quindi può fermare l'attività. La posso capire se vedo uno che si arrampica su uno scaffale oppure sta salendo sul tetto senza protezioni. C'è tutto un bianco, grigio, nero nelle nostre aziende, che se c'è una macchina senza un riparo, cosa faccio? Fermo la produzione per questa situazione. Quindi il break addestrativo potrebbe essere uno strumento per far sì che il preposto sia vicino al lavoratore e quindi quando gli dice attenzione che qua l'attrezzaggio di questa pressa devi prima schiacciare il pulsante 1 e poi il pulsante 2 e non fare come fa il solito, schiaccia il pulsante 2 direttamente perché può essere pericoloso, è già lì, gliel'ha già detto prima, si è stabilito un po' di attività, quindi può aiutare a fare la cosiddetta procedura preposto, perché le nostre aziende ci dicono, stanno cercando di capire un po' meglio, già tanti lo facevano, come attuare questa procedura preposto. Quindi va anche nella direzione che dicevi prima, la formazione o l'addestramento, qui adesso troviamo la parola giusta, la faccio in reparto, posso farla anche fuori dall'accordo Stato-Regione, però sono sicuro che se quel lavoratore lì deve attrezzare la pressa, gli ho insegnato quello che gli serve, cioè schiacciare prima il pulsante 1 e poi il pulsante 2. Per questo non sto dicendo però che non va più fatta la formazione, quindi dobbiamo parlare sempre di formazione. La formazione è quella che ti amplia la mente, ti apre la mente, ti permette di stare, di riflettere, ti permette di fare tanti passaggi. Però ragioniamo un attimo sui termini. Terzo punto, formazione del datore di lavoro. Prima citavi sapere, saper fare, saper essere, un po' che sarebbe lo scopo della formazione. Quindi, quale strumento per ottenere un risultato col datore di lavoro? Allora mi sono fatto qualche domanda, non ho le risposte. Non ho le risposte. Sapere, cos'è che gli insegniamo? Lui, se deve sapere qualcosa, chiama un consulente. Può essere interessante per alcune grandi aziende, quelle organizzate, fare la formazione tipo dirigente. Cioè, se una multinazionale faccio la formazione con il dirigente, potrebbe essere assimilato. Quindi ti dico, vabbè, hai la funzione di datore di lavoro, ma sostanzialmente sei un dirigente con dei poteri assimilati a quelli del datore di lavoro, fai almeno quelle 16 ore. Sui piccoli, invece, le statistiche che abbiamo anche degli infortuni, spesso quegli infortunati sono anche il piccolo artigiano, il datore di lavoro, quindi l'imprenditore stesso, spesso è lui che si fa male. Cosa deve sapere? Non lo so. Cosa sarà capace di sapere? Perché poi sono persone anche giustamente un po' più semplici. Se gli vado a spiegare. C'è l'81, c'è l'articolo 35, la riunione periodica, c'è e allora i pilastri sono la formazione, insomma, cose che ho sempre fatto io. Non, secondo me, se vado io a fare il corso, giustamente non faccio una buona figura. Saper fare, anche lì è una questione che chi arriva l'ingegner dell'acqua in giacca e cravatta, che insegna all'imprenditore come lavorare al tornio, lavorare alla fresa, è un bel match, lo sa fare meglio di lui, quindi, no, di meglio di me, quindi cosa vado a insegnargli? Saper essere, cosa gli insegno all'imprenditore che io che sono dipendente, che c'ho lo, adesso esagero un po', che c'ho lo stipendio fisso e l'imprenditore è una persona che, diciamo, combatte dalla mattina alla sera. Queste sono le cose che mi aspetto dai nostri imprenditori. Quindi, sulla formazione del datore di lavoro,
un bel match, quindi penso che il dibattito sia interessante. Grazie a tutti. Grazie, grazie Ingegnere Dell'Acqua. Sì, sono, diciamo che adesso interviene il Martinelli, sì, Mario Martinelli di Confartigianato. Diciamo che un po' i temi che abbiamo toccato noi andavano poi nel senso dei quesiti posti da Lorenzo Dell'Acqua. Quando si parla di formazione in azienda intendiamo proprio quello. D'altra parte anche il decreto 81 del 2011 prevedeva questo, che il datore di lavoro organizza la formazione in azienda, rilascia lui l'attestato, quindi è lui il soggetto formatore, ha bisogno solo di docenti qualificati formalmente, ma l'RSVP per prassi è già docente qualificato, perché andando a vedere il decreto interministeriale 2013 lo è, e quindi può benissimo farlo lui in casa. Poteva farla dal 2011 direttamente lui in casa. Però mi confermi che in realtà molti datori di lavoro non vogliono questo problema e preferiscono delegare delle strutture esterne. E uno dei nodi è proprio questo, non posto, no? Forse bisognerebbe ritornare invece. La formazione che non è raccontare cosa dice il decreto 91, bisogna raccontare quali sono i rischi e come fare per risolverli ai lavoratori. Io ho visto fare formazione ai lavoratori in cui gli spiegano sul rischio chimico come fare a fare la valutazione, ai lavoratori. Sul rumore gli parlano del calcolo del livello equivalente, ai lavoratori. Il problema è che questa formazione è delirante, non è questa la formazione. Anche se qualcuno, siccome vede i rischi nella formazione specifica elencati nell'allegato, dice io devo parlare di queste cose. Non è così. Ai lavoratori bisogna spiegargli quali sono i loro problemi e come fare per evitare gli infortuni e i rischi per la loro salute. Quindi devi imparare a usare il pulsante 1 prima del pulsante 2 e via di questo passo. Però ecco, questo mi convince sempre di più che finora uno dei motivi per cui la formazione non ha funzionato è anche che forse non è stato letto bene quello che c'era e quello che era già consentiva la norma. Non voglio andare oltre. Prego.